Salve a tutti ragazzi, buona serata a tutti quanti. Eccoci qui con Civilization Beyond Earth. Partiamo subito con lo streaming, ci facciamo una partitozza. Come detto, questo gioco lo proseguiremo molto spesso su Twitch perché, come detto, va abbastanza bene, non ha scatti, si vede abbastanza bene anche in streaming a 720p, quindi proseguiamo la nostra avventura con questo gioco, switchiamo con la visuale sul gioco e riprendiamo esattamente da dove ci eravamo lasciati. Aspettiamo un pochino che magari si aggiunga qualcuno. La salute del popolo è diventata un problema. Le città sono meno efficienti del normale e più vulnerabili alle operazioni segrete nemiche. Puoi migliorare la situazione costruendo edifici che forniscono salute. Ok, perfetto, quindi siamo un po' messi male con la salute, effettivamente. Vabbè, non fa niente, grazie, buon uomo. Proseguiamo così. Poi ci organizzeremo di conseguenza appena riusciamo a costruire qualcosa di meglio. Tanto ci stanno questi che vanno in giro come se non ci fossero domani. Ok, chi è l'unità che attende ordini? Azioni di costruzione. Allora, possiamo... Dove possiamo mandarla? Possiamo mandarla qui, questa. Facciamo costruire qualcosa a livello petrolifero. Vai, turno successivo. Poi ampliamo un po' anche questa zona. Appena abbiamo più energia per acquistare altre zone. Sei tu che cambi i passi nella danza della vita? O è la danza della vita a cambiare i tuoi passi? Ok, costruzione degli edifici, giardino dei geni e centro di clonazione. Sblocca la meraviglia, capsula di ectogenesi. Ok, allora andiamo un attimo a vedere nella nostra capitale, che è quella che facciamo un po' più velocemente a costruire le cose. Cambia produzione, vediamo queste cose che ci ha appena sbloccato, che non possiamo fare al momento, perfetto. Vabbè, allora continuiamo con quello che stiamo facendo, perché di salute e edifici niente. Vabbè, a nulla, proseguiamo come prima, vai. Magari ce li sblocca al turno successivo. Allora, mi puoi costruire... il problema è che fa cazzo danni di salute questa roba, quindi posso comprare magari qualche casella qui vicino, così facciamo prima del cibo, no? In realtà sì, questa qui. Però non c'è niente, c'è molto da fare. Da quest'altro lato cosa possiamo comprarci? Sì, anche qui caselle che non sono molto utili. Allora, aspetta un pochino, dai. Quest'unità attende, c'è qualcun altro che attende ordini. Dormi un attimo, poi ti sblocco. Turno successivo, dai. Abbiamo ancora... Mamma mia, il pressing. Asigno, non mi serve niente. E che cos'è? E basta, questi pressano proprio. Adesso proseguiamo un pochino anche le altre cose. Turno successivo. E per quanto riguarda la ricerca, adesso andiamo a vedere cosa possiamo fare. Altro turno. Poi sblocchiamo un po' anche di altre cose. La ricerca, in teoria, al momento siamo con la genetica aliena. Stiamo ricercando altri 15 turni. Ci permette più una cultura dai miglioramenti biopozzo e più uno scienza dei miglioramenti pozzo di xenomassa, che ce li abbiamo. Quindi può andar bene. Poi facciamo qualche altra cosa che ci può aiutare per quanto riguarda la salute magari. Quest'altra unità attende ordini, ok. Cosa ci possiamo comprare da questo lato? Adesso ci possiamo comprare questo qui, vai. Sì, lo acquistiamo. Torniamo indietro e la mandiamo qui. Facciamo costruire qualcosina. Dagliela questa. Non te la do la Firaxide, asigno. E che cos'è? Ti mancano 2 giorni alla tomba. Fatene una ragione. Il pressing. Lo so, siamo messi male di salute, ma nel breve cercheremo di migliorarla. Allora, un momento.
Qua possiamo costruire un bel po' di cose. Questo ci toglie del cibo, questo ci peggiora la situazione. Meno uno di cibo. Possiamo fare due di energia, ma sempre meno uno di cibo. Mentre se facciamo questa ci dà il mantenimento, però costa un fottio. Più uno di cibo, più uno di produzione. Costruisci un habitat terrestre. Allora. Vabbè, andiamo con l'habitat terrestre, sì. È una cosa che ci aiuta, quindi vediamo qui. Allora, la produzione, cosa possiamo fare che ci possa dare un po' di salute? Al momento niente, mi sembra, da questo lato. Ah no, forse sì. Sì. Possiamo fare sia il citovivaio, che è questo che ce ne dà due di salute, quindi facciamo la clinica. E in realtà anche qui potremmo costruire, cambia produzione, la clinica qui non l'abbiamo fatta, quindi facciamola anche qui. Almeno abbiamo 4 punti in più di salute nei prossimi turni, appena riusciamo. Vabbè, non ci interessa quello che hanno completato gli altri. Noi per il momento andiamo avanti a testa bassa. Ci sono un po' di lavoratori che fanno di tutto e di più. Poi faremo anche della roba che... Perché qua sto vedendo che in questo Civilization bisogna tenere molto d'occhio sia la salute che l'energia. Perché l'energia, ci sono molti edifici che ne consumano, quasi tutti gli edifici consumano energia. Quindi dobbiamo stare molto attenti a costruire dei generatori in giro per la mappa. E però i generatori, diciamo, appunto, si possono costruire nelle varie caselle in giro per la mappa, ma allo stesso tempo per conquistare le caselle o dobbiamo espandere molto una singola cittadina, oppure ce le dobbiamo comprare noi singolarmente, e per comprarle ci serve sempre energia. Quindi è un cane che si morde la coda, quindi dobbiamo pian piano cercare di aumentare di tutto e di più. Adesso andiamo con la produzione, così la genetica aliena intanto si sta sviluppando. Facciamo un altro po' di turni andando avanti. Come sempre fatemi sapere se si vede bene o lagga o cose del genere. Spero si riesca a vedere in modo decente. Altro turno. Momento. Ok, la condanna formulata a tuo danno dai nemici è scaduta. Bene, almeno non siamo più visti di cattivo occhio. Allora, scegliamo la produzione anche di Gimbomba. Citoviva, ma è possibile che non c'è il citoviva a Gimbomba? Secondo me l'avevamo fatto. Non lo so, ci stanno inchiappettando qualcosa. Scegliamo la produzione anche di questo qui e mettiamo sempre questo con la salute. L'unità che attende ordini è il convoglio commerciale. Convoglio commerciale lo facciamo andare, vediamo un po'. Forse a Richport conviene. Facciamo un po' di produzione, vai, mandiamolo a Richport, yes. Altra unità che attende ordine, e l'altro convoglio commerciale che mandiamo a questo punto a... sì, mandiamolo a Pembela. Sì, perché i convogli commerciali dopo un po' di turni tornano utilizzabili, diciamo, fanno un po' di spola avanti e dietro, poi tornano utilizzabili. Per il momento, come detto, ragazzi, andiamo con la produzione, l'espansione. Poi più avanti, quando avremo un esercito, però per scatenare guerre dobbiamo stare ben parati, e per il momento non lo siamo. Quindi attenzione che, come vedete, stiamo iniziando a perdere energia, quindi un po' problematica la situation qua. Ma questi che stanno a fare in automatico, che cazzo state a combinare? St'unità attende ordini, però ci toglie quelli perché stanno facendo tutte riserve terrestri qua. Ma state a fare un macello, state a fare, perché poi facciamo tutte riserve terrestri. Mi scusi, lei qui cosa sta facendo? Costruisce un generatore qui, già lo sta facendo, presumo. Aumenta l'energia, sì. A lavoratore è difficile qua scegliere, perché siamo un po' nella merda. Vai un attimo qui, poi ci compriamo quest'altra zona. Anzi no, aspetta. Diamo un po'. Se
se riusciamo ad aumentare, come detto, sia l'energia prodotta che la salute. Solo che se facciamo una cosa, l'unità che attende ordini è questa, e ci facciamo in questa zona un generatore perfetto. Ok, questi già si stanno dichiarando guerra tra loro e a noi non ce ne frega una sega. Va bene, dichiaratevi guerra come se non ci fosse un domani. Noi stiamo parati un pochino, ma neanche tanto, dobbiamo stare comunque attenti anche noi. Non possiamo comprare niente, stiamo perdendo ancora energia. Va bene, va bene. Se hai abbastanza ne compra immediatamente un'unità o un edificio. Non possiamo. Richport è cresciuta, attenzione, dov'è? Ah, questa qui. Scusa, quali sono le nuove caselle che abbiamo preso? Cresciuta sta sega. Queste sono sempre qua intorno, va bene. Andiamo con il turno successivo. Questi stanno facendo tutti i cosi terrestri, ma queste ci consumano una madonna di energia, ste cose. Che cos'è? Maledizione. Questi vanno in automatico, però. Allora, fabbrica... più un'energia da rotte commerciali, internazione con città o stazioni, due slot speciale. Questo produce anche energia, questo invece mantenimento di energia, cibo e produzione, va bene. Credo che questa sia la cosa migliore da fare, impianto più un'energia da petrolio. Anche questo non sarebbe male, visto che il petrolio comunque lo prendiamo. Farmalab, mantenimento 1, lo facciamo dopo, anche se siamo messi male, un po' di salute però. Al momento è meglio che facciamo l'impianto petrolchimico, che facciamo un po' di energia. Tanto il petrolio, come detto, ce l'abbiamo qui. Che vuoi? No, nessun diritto di passaggio, signor. Ognuno si sta a casa sua. E che cosa sai? Questi vogliono passare qua. Qua non si passa. Poi magari si insinuano, portano un colono e ci fanno una città abusiva da qualche lato. Anche no. Fanciulla di chitina, fulmine e tempesta, cosa spunta nel tuo orto in primavera? Nebbia di miasma, scarabei sibilanti e vermi da guerra tutti in schiera. Perfetto, quindi adesso aumenta la cultura ottenuta dai biopozzi e la scienza dai pozzi di Xenomassa. Noi qualcuno ce l'abbiamo. Quanta quindi. Gioia potrà mai darmi questo pianeta se non riesco a pensare a nient'altro che alle cose che mi sono lasciato alle spalle? Infatti questo è il progresso... per quanto riguarda la purezza, cioè quelli che rimpiangono, tra virgolette, la terra e cercano di mantenere quelle origini. Io in realtà volevo mettermi un po'... aspettate, qua dobbiamo cercare di vedere qualcosa... permette alle unità di imbarcarsi? No. Intelligenza... supremazia? No. Intelligenza artificiale permette la costruzione di edifici. Culla, Cech, rete di sorveglianza, teoria dei campi. Adattamento alieno l'abbiamo... ok. 10 turni, raggio d'effetto requisito 3 di petrolio, 1 di xenomassa, condensatore miasmatico. Ricerchiamo questo, vai, condensatore miasmatico. Vai col turno successivo. Vediamo un pochino. Per il momento, ma questi, sapete perché? Quando poi andiamo ad accordarci, questi sono bastardi, perché vogliono sempre tutto loro. Allora noi siamo cazzuti e cattivi. Energia più 3, attenzione, quindi facciamo un reattore attorio qui. Vai, a Pembela. Ci piace il reattore attorio, almeno aumentiamo la quantità di energia a disposizione. Sviluppa una virtù. Qua anche dobbiamo vedere un tantino cosa poter fare. Già costruite nella capitale. Questa zona più una... ogni turno guadagni l'1% dell'energia conservata nella riserva fino a un massimo di 100. Anche questo non sarebbe male, però ci dobbiamo arrivare. No, forse possiamo farlo. Sì, facciamolo, vai. Ok, sì. Perfetto. Unità attende ordini. È questa qui che ha completato il
generatore, la mettiamo qui e gli facciamo fare un altro generatore. Ormai abbiamo bisogno di generatori come se non ci fosse un domani. Riattiviamo questa qui e gli facciamo fare, lo so, mantenimento più 2 salute, però il petrolio ci serve per poter fare altre cose. Horizons of Rome non lo so, per il momento non credo, perché ho troppi titoli, quindi per il momento no. Turno successivo, vai, andiamo un pochino avanti. Pembela è cresciuta, ottimo, ottimo, grande Pembela. Anche se è cresciuta sì, ma non si espande più di tanto. Turno successivo, vai. Qua hanno fatto una bella zona terrestre, ok. Vai con il turno successivo. E vediamo un attimo se riusciamo a costruire anche qualcosa di nuovo. Il problema è che dobbiamo aumentare sempre l'energia, quindi cosa fondamentale per il momento è cercare di accumulare energia per poter comprare le caselle mancanti qui. Quindi ok, torni a pressione qua, eh. Adesso è un momento di ricerca di stasi, dobbiamo... Cos'è? Ho parlato di te agli altri leader, devono sapere che non ci si può fidare di te. Ci hanno condannato pubblicamente per spedizioni vicine, nota, non sei in guerra. Molto bene, sti cazzi, non ce lo metti. È sempre questo qua, il vicino di casa nostro che rompe i coglioni. Ma che cazzo vuoi? Noi intanto ci abbiamo un po' attrezzata questa zona. Poi spedizione, è lui che va con le bagnarole in giro, quindi non rompesse i maroni. Vediamo, ok. Stiamo perdendo energia, lo so che stiamo perdendo energia, giovane, senza che me lo dice, ma qua dobbiamo un attimo attrezzarci. Allora, scegliamo la produzione di Richport. Facciamo un reattore a torio anche qui, così abbiamo un più 3 di energia. Questa unità attende ordini, ma al momento non possiamo fare tantissimo. No, forse la possiamo mandare qui. C'è questa zona qui che possiamo fare magari un altro coso di energia, quindi vediamo, vediamo. Sì, football manager, io in realtà li giocavo quei tipi di manageriali molti e molti anni fa, quando c'erano i vecchi Premier Manager, i PC Calcio. Poi li ho abbandonati. PC Calcio mi divertivo parecchio perché si poteva poi anche giocare, quindi c'era la gestione non solo del team, della squadra e di tutti gli aspetti commerciali, ma cioè addirittura potevi selezionare i ristoranti da costruire nello stadio e poi si poteva appunto scendere in campo e giocare in prima persona. Allora, quest'altra unità lavoratrice la mando qui sotto, che non stiamo facendo niente, tra virgolette. Perfetto, un altro turno. Guarda là, si muove di tutto e di più. Scegliamo la produzione Pembela. Pembela, deposito, cosa fa? Produzione più 2? No. Il tuo consigliere raccomanda questo, che più uno di produzione più uno di energia, e ci può servire. La salute stiamo più o meno lì, adesso ne perdiamo 4 di energia, quindi facciamo l'impianto petrolchimico, perché dobbiamo aumentare l'energia assolutamente. Questa sta aspettando qua, ma giovane, se non riesco a comprare altre zone non ci posso fare molto. Anzi, facciamo una cosa, ste cazzo di cose terrestri, facciamoci un generatore sopra. Sì, sì. E che cos'è? Tanto pure se terrestri i generatori ci sono, quindi lascia fare, lascia fare. Qua ogni tanto spunta qualche barchetta così. Altro turno. Un'unità attende ordini, che è questa qui. Ti stavo... Ma come, non la costrui? Costruisci un generatore. Ho detto costruisci il generatore? Sì. Lo so, togli la cosa, ma non fa niente perché è fondamentale per il momento mettere generatori. Ne metterò altri qui, basta che non mi iniziano a far cacciare i lavoratori.
perché è utile metterli in automatico, è molto malato. La salute del popolo è diventata un problema. Le città sono meno efficienti del normale e più vulnerabili alle operazioni segrete nemiche. Puoi migliorare la situazione costruendo edifici che forniscono salute. Eh sì, lo so, giovane, ma al momento siamo un po' infognati. Non importa dove viviamo, sembra che ovunque andiamo ci risulti impossibile liberarci dalla nostra dipendenza dai combustibili fossili. Per quanto sgradevoli, non possiamo negare che siano utili. Le risorse fornite da questo nuovo impianto petrolchimico ci aiuteranno a stabilire il nostro dominio su questo pianeta. Le industrie stanno già chiedendo altro carburante e lo stesso fanno i cittadini. Non possiamo accontentare tutti. Se vogliamo evitare gli errori del passato, dobbiamo limitare l'uso del petrolio. Chi sarà a utilizzarlo, le industrie o la popolazione? Se lo diamo alle industrie più due produzione dal petrolio, se lo diamo a questi più due di cultura. Facciamo più due di cultura, che comunque la cultura serve per aumentare diversi parametri, quindi va bene. Vai col turno successivo. Petrolio per adesso stiamo messi abbastanza bene, ce ne abbiamo un paio qui, qualcuna lì sopra, quindi un'altra lì, fin quando non si esaurisce. Va bene. Scoperto la... com'è? Un antico detto recita: quello che non conosci non può farti male. Beh, non si applica alle muffe. Ok, allora. Permette la costruzione di un'unità orbitante condensatore miasmatico che dà ai lavoratori la facoltà di aggiungere miasma in qualsiasi casella. Quindi, tra virgolette, possiamo utilizzarlo per magari mandare un lavoratore in un'altra nazione e fargli costruire del miasma, perché a noi non ci è utile al momento il miasma, per adesso. Scegli la produzione di Richport. Allora, salute siamo messi male, quindi andiamo con Pharmalab, mantenimento 1 però. Sì, perché se no la salute. Scegliamo la ricerca, ok. Etica aliena. Permette la costruzione degli edifici Xeno, Santuario e Stelo Mentale. Sblocca la meraviglia Xenodromo. Quest'altro permette la costruzione dell'unità esclusiva Xeno Cavalleria. Aumenta la cultura ottenuta dai pozzi di Xenomassa. Anche questo. Transgenesi. Permette la costruzione dell'edificio Crogiolo Genetico. Nuovo Prometeo. Prometeo aumenta la cultura ottenuta dalle accademie. Permette all'unità di curarsi nel miasma addirittura. Ci sono tante cose da fare, maledizione. Degli edifici refettorio, distilleria di Soma e memoriale terrestre. Cognizione. Permette la costruzione degli edifici Neurolab e Holosuite. Permette ai lavoratori di costruire nelle caselle il miglioramento accademia. Facciamo questo. Cognizione. Quello dopo cos'è? Sblocca la meraviglia progetto Precog. No, vabbè, al momento non ci interessa. Vai, andiamo avanti. Le meraviglie per il momento non le costruiamo, cioè, siamo un po' in attesa perché le meraviglie richiedono tanto. Pembele è ridotta la fame, lo so, scegli la produzione. Riserva aliena, cultura, ho capito, però tutto mantenimento qua, laboratorio. Energia, ecco, questo qua ci può stare. Fabbrica automatica, vai. Andiamo avanti così. Poi anche qui proseguiamo con la costruzione di... Tra l'altro, aspettate, noi avevamo un'altra... Ah no, l'abbiamo mandata a costruire il coso lì sotto. Eccola qui, questa. Costruisci un generatore, sì. Assolutamente sì. Gimbomba ha fatto... il convoglio commerciale che ha finito evidentemente i suoi turni. Quindi la mettiamo... La rimandiamo alla rotta precedente. Richport, sì. Ce ne dovrebbe essere un altro, in teoria. L'altra unità sempre, convoglio commerciale. La mandiamo a Pembela. Sì, che gli portiamo un po' di cibo che è ridotta la fame, come ci ha detto, quindi... Vai col turno successivo. Altra unità che attende ordini. Allora, cos'è questo? Aggiungi miasma. Anche no. Tanto per liberarci dal miasma, mo ce lo rimettiamo. Anche no. Allora, lo porto qui, questa unità. Quest'altra che era movimento terminato. Ok. Vabbè, andiamo al turno successivo. Ragazzi, per ricevere la mail penso dovete abilitarlo comunque nelle impostazioni di Twitch.
Ok, quest'altra ha fatto anche qui. Poi magari potrebbe anche capitare che qualche volta non vi arriva la mail. Controllate che magari dopo un po' non ve le metta tra gli spam. Nel caso segnate che Twitch non è spam. Vai con questo qui il generatore. Togliamo tutta sta roba terrestre e facciamo andare a pressione. Sì, Xenoclash lo conosco. Aridai è la signora, ma non c'avete un cazzo. E barrangiate, fatene una ragione. Che cos'è? Mamma mia. Tra l'altro abbiamo qui 1-1, supremazia 0. Va bene, ci può stare, ci può stare. Vai, costruisci il generatore anche qui. Sì. Allora, andiamo a vedere anche un po' queste opzioni qui sotto, perché come abbiamo visto nelle varie puntate prima, ci eravamo dedicati alla parte superiore, però anche qui c'è missioni e vittorie, sono quelle che abbiamo fatto. Per quanto riguarda aggiorna unità, è questo qui che stiamo ancora facendo, però al momento non abbiamo ancora l'opportunità di aggiornarla, presumo ce lo dirà comunque lui. Operazioni segrete. La schermata... Ho delle informazioni importanti per te. Vabbè. La schermata delle operazioni segrete mostra la posizione e lo stato operativo di ciascun agente segreto. Da questa schermata è possibile spostare gli agenti e assegnare loro nuove operazioni finché la schermata rimane aperta. Accanto al nome di ciascuna città vengono visualizzate informazioni aggiuntive. Dammi una dimostrazione. Allora, le operazioni segrete non sono disponibili finché non hai sbloccato almeno un agente. Ok. Va bene, una volta completata l'agenzia di intelligence ti verrà chiesto di scegliere un bonus base chiamato progetto di sicurezza nazionale. Inoltre avrai 3 agenti disponibili che potrai inviare nelle tue stesse città o in quelle dei tuoi avversari. Se sono in una delle tue città, i tuoi agenti ti proteggono dalle azioni degli agenti nemici. Utile. Se sono in una città nemica possono tentare di eseguire operazioni segrete. Bene. Le operazioni hanno una difficoltà che va molto da molto facile a difficile, sono limitate dal livello di intrigo della città bersaglio. Un intrigo più alto ti permette di eseguire operazioni segrete più difficili. Tieni d'occhio attentamente il livello di intrigo nelle tue città, se sale troppo gli agenti nemici possono fare molti danni. Quindi dobbiamo andare a vedere intrigo? Va bene. Va bene, nessuna perché non ce le abbiamo giustamente al momento. Sì, Retro Live torneranno un po' l'intermezzo con questi qui. Le virtù, come detto, le abbiamo già viste, quindi tutto a posto. Diplomazia, qua ci fa vedere un po' i nostri rapporti. Chiedo scusa, forse potrei aiutarti. Da questo pannello mostra il tuo status diplomatico con le altre colonie. Da qui puoi anche consultare la cronologia di tutti gli accordi commerciali effettuati. E dammi una dimostrazione. Pannello diplomazia, ok, andiamo avanti veloce. Diplomazia, devo negoziare a disposizione di ciascun leader dei tuoi confronti, ok. Sponsor, va bene, ok. Rapporti, più o meno siamo amichevoli con questa qui. Questo qua organizza una spedizione in terre che considerano di loro proprietà, va bene. Diffidente questo qua, ma sti cazzi. Registro accordi, non abbiamo accordi per il momento, va bene, andiamo avanti allora. As Adam Smith said, trade is the lifeblood of nations. Sì, vabbè, un'altra volta, basta. Si insinuano nei nostri territori, vogliono inserirsi questi. Dai, proseguiamo un po' con queste costruzioni, va. Come detto, faremo streaming su questo gioco, li vorrei fare abbastanza spesso perché, come vedete, è un po' lento, è da giocare, da chiacchierare nel frattempo, da... non lo so il prossimo Retro Live su cosa sarà. Ho una lista abbastanza lunga di titoli che voglio proporre. Questo potrebbe aiutarti. Il livello di intrigo di una delle tue città è elevato. Considera la possibilità di muovere un agente segreto in città come misura di controspionaggio. Qual è la città? Freeland. Grazie. Come cazzo lo faccio a mandare se non posso costruire ancora l'agenzia segreta? Dobbiamo vedere cosa ci serve nella ricerca per fare l'agenzia segreta. Al momento non possiamo farlo. Ok, questa ha finito di costruire qui il generatore. Qui abbiamo nuove zone. No, a quanto pare non mi sembra. Allora la mando
andiamola qui, facciamo costruire il generatore da quest'altro lato. Adesso stiamo un po' aumentando la, con i generatori, la possibilità di accumulare energia, così ci compriamo altre zone qui nei dintorni. Servono sempre nuove zone, così continuiamo a costruire generatori. Completato controllo centrale, bene. The Sims non lo so, vediamo quando lo faremo. L'abbiamo fatto qualche giorno fa, appena possibile. Allora, questo ha completato la produzione qui. E allora vediamo se con Richport mi posso acquistare questa qui sopra, sì. Vai. Perfetto. E allora vada qui a costruire un altro generatore. Scegliamo la produzione di Pembela. qua c'è un fottio di cose da fare. Più uno cibo, più due di produzione. Qualcosa che ci dia un po' di salute, no, eh? Non stiamo benissimo. Vabbè, allora facciamoci questa qui che ci dà energia. Sviluppa una virtù. Le rotte commerciali forniscono più 6 energia per livello della stazione. Questi altri alla salute per ogni città commerciale sotto il tuo controllo. Anche questo non è male. Questo l'abbiamo ricercato perché ci serve per forza. Allora ricerchiamo prima questo, poi questi altri, per poter aumentare la salute. The Sims devo ancora postare sul canale tutto lo streaming, quindi... Allora, qua ci consiglia di fare un'oasi terrestre. Non saprei, perché prima vorrei... Vediamo un po', va. Ok, questo qui mi ci costruisci il generatore, anche se possiamo farci del cibo. Però a cibo sembra che nessuno si lamenta. Quindi andiamo con il generatore, va. Anche qui... Un altro generatore, sì. Turno successivo. E vediamo se poi possiamo fare qualche altra cosa per la salute, che siamo ancora in condizioni precarie. Questa che attende ordine. Allora, se facciamo questa, mantenimento 6, e quello è il problema, che ste oasi ci costano troppo, quindi... Cos'altro c'è qui da prendere? Una sega. Quindi... O la lasciamo così o ci facciamo mantenimento, anche no. Generatore, vai anche col generatore per forza. Possiamo fare molto. Poi recupereremo un po' di salute, okay. Penso di sapere cosa stai pensando. E tu pensi di sapere quello che so su cosa stai pensando. Ma ti sbagli. Stiamo freschi allora. Permette la costruzione di edifici Neurolab e Holosuite. E permette ai lavoratori di costruire nelle caselle il miglioramento Accademia. Allora, andiamo a vedere prima quei due cosi cosa sono. Cambia produzione. Uffici, no, è Holosuite, cultura più 2. Da Firaxite, 2 slot specialista artista. E quell'altro non ce lo fa costruire, ma va bene. Proseguiamo questo, scegliamo la ricerca. E cosa possiamo andare a vedere qui? C'è un fottio di roba da ricercare. Vediamo un po'. Più un'energia dei miglioramenti, pozzo geotermico. Questo qui, griglia difensiva, sintesi, costruisce magnetovia. Allora... Sì, che poi se ne mettiamo una abbastanza lontana ci ricerca tutto fino a lì. Permette la costruzione di banco di nodi. Permette la costruzione di unità orbitanti. Hypercomputer. Comunicazioni. Qui già andiamo sul... Etica aliena. Permette la costruzione di edifici xenosantuario e stelo mentale. Addomesticamento alieno, attenzione. Permette la costruzione di unità esclusiva Xenocavalleria, aumenta cultura ottenuta. Vai, facciamo questa. Poi piano piano ci arriviamo con i vari turni.
Sì, si può vincere anche con... Una volta nei vecchi Civilization c'era la conquista dello spazio, cioè il primo che faceva una navicella spaziale la mandava in orbita, oppure con una vittoria per annientamento dei nemici. Vediamo un po' qua, aspettate un momento cosa possiamo fare. Più 3 cultura, mantenimento, deposito, centro di riciclaggio, più è il fatto che vabbè che adesso più o meno stiamo abbastanza bene. Facciamo questo che è più 3 cultura, anche se ci dà un po' di mantenimento, ma ci può stare. Allora, vediamo che altre caselle ci possiamo comprare, va. Qui non so in realtà se possiamo eventualmente costruirci qualcosa, però non possiamo comunque acquistarle. Quindi rimaniamo così per il momento. Poi magari fondiamo un'altra cittadina da qualche altra parte. Rangi, cosa puoi costruirci tu che magari andiamo in pianto petrolchimico? Ecco, vedete, qualcosa c'è. Riserva aliena, cultura più 2. Impianto, facciamo l'impianto petrolchimico, almeno aumentiamo sempre un po' di energia. Andiamo avanti. Produzione di Richport, allora. Deposito aumenta la produzione, questo di riciclaggio ci dà più 1 di cibo e ci può anche tornare utile. Oppure facciamo una riserva aliena qui, che almeno ci dà cultura e possiamo aumentare un po' di altre cose. Rotti coglioni, La mia colonia c'è. Ok, ci hanno dichiarato guerra. Bene, a tempo debito la pagherai cara. I mortacci. Attenzione, si insinuano. Mamma mia, se stanno attrezzati. Attenzione, G-bomba. Cambia la produzione. Che cazzo. Mi piacerebbe stabilire un accordo di cooperazione da cui entrambi i nostri popoli trarranno beneficio. Che ne dici? Sì, forse sì, conviene. Eccellente, grande. Non è che mi dai una mano che questi mi stanno attaccando. Cambia produzione. Che cazzo. Moment. Agimbomba. Ma che cazzo fai? Possiamo cambiare la produzione e fare un... Vediamo. Ranger, forza a distanza. Un marine. Facciamo col marine, vai. Perfetto, marine da Jimbomba. Freeland, cambia produzione. Al momento facci anche tu un marine. Dobbiamo armarci. Cambia produzione. Facci un ranger. Il marine ci vuole troppi turni per questa cittadina. Richport, anche lui un ranger. E Pembela li facciamo fare un ranger anche a quest'altra cittadina. Ok ragazzi, ci hanno un attimo attaccato, quindi occhio. Un'unità attende ordini. Chi è? Il rover da combattimento. A rover da combattimento. Vittoria decisiva, vai. C'è una cosa importante che dovresti sapere. Spaccali il culo. Ecco, per chi aveva dei dubbi sui nostri rover da combattimento. La nostra unità è all'interno della zona di controllo di un'altra città potenzialmente ostile. Muovere da casella adiacente a quell'unità a un'altra casella adiacente la stessa unità ti farà consumare l'intero movimento del turno. Dov'è l'unità? Ok, grazie. Attaccare. Scusa, forse potrei aiutarti. Stai calmo, attaccare è stata una buona idea. Ha inflitto più danni di quanti tu ne abbia ricevuti. Sì, è quello che avevamo visto prima. Allora, un momento, c'è un lavoratore che necessita di... Al lavoratore mi sa che devi aspettare un momento che stiamo... Dormi un attimo qui, anche questo attende ordini, ma anche in questo caso... Anzi, facciamo una cosa, li mandiamo tutti dallo stesso lato, sennò poi non me li ritrovo più. Aspettate. Allora... qua perdiamo. Vittoria parziale. Dov'era l'altro rover da combattimento?
Perché questi si sono insinuati e questi sono nemici, quindi... Anche questi sono nemici, quindi occhio, occhio. Rover, li attiviamo e li mandiamo qui. Anche quest'altri li mandiamo qui. E per il resto... attendiamo un pochino. Questo lo mando qua, almeno gli sta comunque vicino a questi altri nemici. E va bene, facciamo il turno successivo. Dobbiamo stare attenti adesso dove si insinuano questi. Portacci loro. Eccola, abbiamo perso, mi sa. Sì. Attenzione. Eccola, abbiamo perso un'unità. Ma non è detta l'ultima parola. Guarda quante cazzo ce n'ha. Tacci sua. Stallo. Quindi non riusciamo ad attaccarli quelli lì. Questa la manderei sconfitta minore. Cazzo, se sono tosti questi. Per quale motivo sono così cazzuti e cattivi? Momento ragazzi, siamo un attimo infognati qui nella battaglia, quindi abbiate pazienza se non seguo tantissimo. Questa unità attende ordine, ho capito, però è una sconfitta minore, quindi dobbiamo lasciarla qui. Fortifica. Questa cosa a stallo è sconfitta minore. Quelli sono cazzutissimi, quindi la mandiamo qui questa. Anzi, puoi rimanere anche lì. Lavoratore, aspetta. Vai in questa zona e aspetta un attimo, perché al momento siamo in guerra. Anche tu, dormi qui, almeno ci ricordiamo che sono in questa zona. Vai col turno successivo. Attenzione, si stanno avvicinando pericolosamente. Attenzione, battaglia. Persi un po' da lì, un po' da qui. Cazzo, sono troppi. Quello è il problema. E un'altra unità persa. Occhio, occhio. Guarda quanti cazzo sono. Allora, Gimbomba, clicca qui per far sì che la città esegua un attacco a distanza. Assolutamente sì. Con cattiveria proprio. Perfetto. Vai Gimbomba. Altra cosa di Gimbomba. Gimbomba costruirà un marine nel prossimo turno. Va bene, però a parte il marine, la produzione acquista. Allora, vediamo. Con questi qui, come vedete, possiamo acquistare anche unità. E acquisto un rover da combattimento. Purtroppo ce ne esce solo uno, però è necessario. Andiamo con il turno successivo. Sconfitta minore, maledizione. Vittoria parziale. Puntiamo alla vittoria parziale contro quelli. Oppure, vabbè, non ce la faremo mai ad arrivare lì, ma... Cerchiamo di far insinuare questi qui. Le città, proprio come le unità militari, si difendono dagli attacchi. Per conquistare le città occorre ridurne la forza a zero. Sì, non... Usa delle unità militari per sconfiggere gli assediamenti prima che la nostra città cada. Ok. Possiamo attaccare questi qua, vai. Perfetto. Purtroppo possiamo fare un solo attacco, altrimenti... Un'unità attende ordini, che è il rover da combattimento, che li faccio attaccare questi qui. Vai con la vittoria schiacciante, con cattiveria. E purtroppo turno successivo, dobbiamo attendere. Questi qui, vittoria parziale, vai. Lo so che devo attendere, ma subito, subito dobbiamo attaccare. Attenzione a quelli che lanciano i razzi, si stanno preparando, mortacci loro. Vai, attacca come se non ci fossero domani. Anche in automatico, grandissima la nostra cittadina. Vai con la vittoria parziale. Di nuovo. Dobbiamo
attendere il turno, maledizione, ora attenzione. Disponi di un'unità a lungo raggio. Si tratta di unità che possono attaccare nemici anche in caselle non adiacenti alla loro, ma piuttosto deboli in situazioni di combattimento ravvicinato. Tienile riparate nella retroguardia e sapranno renderti un buon servizio. Ok, mandiamole qui con la retroguardia. Scegli la produzione. Rover da combattimento assolutamente. Quest'altro, anche qui rover da combattimento. Rover da combattimento. L'altra unità che attende ordini sono questi qui. Allora, intanto attiviamo anche questi e li mandiamo qua verso quest'altra zona. E poi nelle retroguardie ci mandiamo anche nella retroguardia ci mandiamo questi qui. Ok, questi possono attaccare, vittoria parziale, ci va bene. Importante avere una parvenza di vittoria. Attenzione, qui ci sono questi altri. No, dobbiamo meglio attaccare quelli lì che sono comunque lanciarazzi. Gimbomba, unità marine, vittoria decisiva, vai. No, sconfitta minore, andiamo con la vittoria decisiva, dobbiamo aspettare un turno, maledizione. Vai con i marine. Oh, e dai. Dove cazzo stanno? Muovi unità raggruppata. Per forza devo muovere. E muoviamo l'unità raggruppata. Rover da combattimento, qui vittoria decisiva e qui sconfitta minore. Andiamo con la vittoria decisiva allora. Perfetto. Vai col turno successivo. Dai che pian piano stiamo cercando di respingerli. Vittoria decisiva anche contro questi. Ok. Ce ne sono rimasti ancora alcuni qua sopra dei nemici, ma cercheremo pian piano di respingerli sti bastardi. Stanno... Guarda questi che... un'unità me la stanno attaccando come se non ci fossero domani. Però è aumentato. Come vedete, ogni battaglia fa aumentare il rango della nostra unità, se naturalmente riesce a resistere. Allora, Ranger li mandiamo qui sopra. Scegliamo una produzione e facciamo il rover da combattimento, perché sono quelli più cazzuti. Assolutamente, rover da combattimento. Unità veterana, dov'è? Eccola qui. Una nostra unità sta per essere distrutta. Le unità ferite sono molto meno efficaci in combattimento e possono essere uccise facilmente. Quindi spostala al sicuro e dalle l'ordine fortifica finché guarita. Ah, che sarebbe questo qui. Scegli un bonus, recupera istantaneamente 50 PF o disciplina addestramento più 10. Vabbè, facciamo la disciplina addestramento e cerchiamo di mandarla al sicuro qui dietro. Questi li mandiamo qua davanti. Dopodiché la cittadina... Aspetta, moment. La nostra cittadina, li facciamo attaccare questo qua sotto. Perfetto, questi riescono ad attaccare. No, facciamo così. Vai con la vittoria parziale se gliela fanno. Attiviamo anche questi, vittoria parziale. Qualcuno ce l'hanno ucciso, ma ci può stare. Attiviamo quest'altro rover che è più vicino. Andiamo con vittoria di... cazzo, devo fare tutto il giro. Proviamo anche qui questo, vittoria decisiva. E questo grazie. Unità veterana, anche questa. Li facciamo mettere questo bonus. E... la lascio lì per forza. Turno successivo. Vediamo un pochino. Attenzione, si stanno ritirando forse. Allarme intruso. Vabbè, allarme intruso. Forse se ne stanno andando. Che li lasciamo andare così? Non gli spacchiamo il culo. Scegli la produzione. Facciamo sempre il rover da combattimento. Adesso ci attrezziamo come se non ci fosse un domani. E vabbè, li rimandiamo sul confine. Vogliono fare i furbi questi. Andiamo a riprendere a casa loro. Andiamola qui. Può anche attaccare? Vai, attacca questi che stavano tentando di tornarsene a casa. Poi ritorna indietro che qua ci spezzano le gengive però, Attacca qui. Al prossimo però, perché Zebuede al momento.
Mandiamoli. Sì, alla scoperta questi. Allora, questo qui come stanno messi? Stanno messi abbastanza bene, li mando sul confine. Rover da combattimento, questo lo mando da questo lato, così ci protegge quella zona. Vediamo se questi riescono ad attaccare. Ancora no, vittoria parziale, va bene. Attendiamo il turno. Vabbè, questi c'hanno pure gli aerei, cazzo, io non ce l'ho. Tacci loro. Merda, mazza, si è attaccata a distanza quello. Beh, comunque qualcuno glielo facciamo fuori, dai. Attenzione a questi. Vai con la vittoria parziale qui, come se non ci fosse un domani. Vittoria decisiva. No, poi però devi tornare assolutamente indietro, giovane. Rover da combattimento li mandiamo qui. Scegliamo la produzione. Purtroppo non possiamo fare ad esempio l'aeroporto al momento, ma noi andiamo con i rover da combattimento, che si stanno rivelando veramente cazzuti e cattivi. Questi li mandiamo sempre qui al confine, più o meno. Allora, ragazzi, io direi che questa fase di guerra sta andando ancora avanti. Vedremo se riusciremo a tenere testa a questi avversari. Mi raccomando, voi come sempre fatemi sapere la vostra. Io il video lo riporterò su YouTube. Adesso penso che ci salutiamo, perché altrimenti andiamo troppo per le lunghe. I video questi di Civilization li faccio più o meno massimo di un'oretta, in modo tale che poi io li possa riportare anche sul canale senza problemi di troppa lunghezza, ma li riporterò così, quindi un'oretta ci può stare. Comunque, ragazzi, io direi che per questa sera va bene così. Riprenderemo con il prossimo episodio, spero di farlo il prima possibile. Riprenderemo direttamente qui dalla guerra con i nostri vicini bastardissimi. Spero che questo streaming vi sia piaciuto e niente, vi auguro una buona serata, una buona cena a tutti quanti, e ci vediamo allora con i prossimi streaming, i prossimi video sui due canali. Continuate a seguirli entrambi e niente, buona serata a tutti quanti.